Amici del Kun, benvenuti al Fatima Park da parte di Riccardo Garbarino per il playoff fra Pecora Matta e Stella Rotta 2019. Playoff che darà l'accesso al trofeo degli Atenei. Vedremo chi sarà qualificarsi tra Gialloneri e Biancorossi. Ricordiamo che Pecora Matta può anche pareggiare, visto che è arrivato quarto in classifica, mentre la Stella Rotta può solo vincere quinta nella propria lega. Colpo di tacco per Fazzini, al limite dell'area, Fazzini di destro, la risposta di Ruggeri, scusate, di Martinazzoli, sfiora il gol, la formazione giallo-nera, qua Merletti ma insiste, non trova la porta, attenzione, colpisce da fuori, il numero 23, Minuzzo, e trova l'angolo e la rete dell'1-0 per la Stella Rotta che indirizza subito il match. Grande conclusione di Minuzzo da fuori, che coglie di sorpresa Ruggeri e lo batte per la rete dell'1-0. Minuzzo! Rovelli. Spizzata di Fregoni che va vicinissimo al palo e alla rete del 2-0 per la Stella Rotta. Bella chance, deviato bene di testa Fregoni. Ha trovato la porta di poco. C'è di punizione per i gialloneri. De Rosa! Palla alta, abbondantemente sopra la traversa, difesa da Martinazzoli. De Rosa, Rossi, sbaglia, arriva Ronchi a chiudere. Palla giocata davanti su Foltran, che passa per Fregoni. Fregoni, tiro col destro! Fregoni! 2-0 Stella Rotta, che raddoppia! E vola via in questo primo tempo, quando siamo al 15° minuto di gioco. 2-0 Stella Rotta. Fregoni per Fazzini, Fazzini Marinaro, cambia a sinistra, prova le finte, il numero 11 va via, poi trova ancora Fazzini che calcia, tiro debole bloccato a terra senza problemi da Martinazzoli. Attenzione ancora Minuzzo che va via centralmente, palla a sinistra per Foltan che calcia, gli sporca la conclusione Merletti in calcio d'angolo. Insiste la formazione della Stella Rotta che non vuole mollare la presa, vuole portarsi sul 3-0. Qua la palla che sfila per Ronchi che non trova la porta, altra occasionissima, sguardo del signor Russo e con la rimessa di Merletti e l'intervento di Ronchi, anzi no, perché poi passa De Rosa, De Rosa calcia in diagonale, adesso sì, l'arbitro fischia due volte, dice che basta così per questo primo tempo, si va a riposo sul punteggio di Stella Rotta 2, Pecora Matta 0, a risentirci per la ripresa. Bentornati alla Fatima Park per la ripresa fra Stella Rotta e Pecora Matta. I biancorossi hanno chiuso il primo tempo sopra 2-0. Minuzzo va via, ancora a destra, un tasto vinto con Marinaro, poi conclusione da fuori, Fregoni calcia addosso al portiere, ancora Fregoni! 3-0, doppietta per lui, conclusione a distanza di Foltan. Ha risposto in qualche modo Ruggeri, poi il tap-in di Fregoni, ancora la parata di Ruggeri, ma sul terzo tentativo non ha potuto nulla ed è 3-0 Stella Rotta, Fregoni. Ronchi, calcio di punizione, porta in porta, palla che schizza, diventa buona per Minuzzo che da pochi passi alza sopra la traversa, che chance clamorosa per il 4-0 della Stella Rotta. Marinaro col destro da fuori, la risposta del portiere che la tiene lì e nega la rete del 3-1 ai gialloneri. De Rosa finta, manda alla bar Mameli, che però resta sempre lì, tiro deviato, c'è Ronchi che stoppa e può far ripartire i suoi. Giocata a sinistra per Foltan che ha spazio, Foltan col sinistro, palla vicinissima al palo lontano, sfiora la rete personale, il 4-0 Foltan. Sbaglia lo stop, Foltan in area di rigore per Fregoni, 4-0 Stella Rotta, tripletta del numero 14. Tacco di Fazzini, interviene Mameli, tunnel di Foltan su Rossi, poi calcio da fuori, e la palla che entra in rete vale il 5-0. Un attimo ho pensato che il direttore di gara stesse annullando questa magia meravigliosa di Foltan. Tunnel secco a Rossi, tiro da fuori a scavalcare Ruggeri. 5-0, Foltan, rete meravigliosa. Sbagliato il passaggio,
Diventa buono per Marinaro al limite dell'aria. Marinaro, Marinaro col destro! Passa! Ed è la rete del 5-1 quando mancano 3 minuti e mezzo alla fine. Un po' tardi per i gialloneri. Minuzzo, poi Foltan riparte, colpo di tacco di Fregoni e poi pallonetto! Meraviglioso, tentato da Foltan e per poco non trova il 6-1 e soprattutto una rete meravigliosa. Brandolini va via sulla destra, fermato da Ronchi, Ronchi per Foltan, Foltan 2 contro 2, Foltan entra in area di rigore, Foltan, Foltan sbatte addosso a Ruggeri che gli nega la rete del 6-1. De Rosa supera il cerchio di centrocampo, De Rosa su Fazzini che è venuto incontro, Fazzini destro sinistro, palla che schizza e viene intercettata da Minuzzo per Fregoni, solo in area di rigore, Fregoni, Fregoni col destro, Fregoni 6-1 per la stella rotta che vola al traverso degli Atenei con il poker di Fregoni. Riparte il match, ma l'arbitro lo chiude subito. Finisce qua fra Peo Gramatta e Stella Rotta. Vincono 6-1 i biancorossi che vanno al traverso degli Atenei, mentre i gialloneri retrocedono nella Coppa delle Università. Tutto qui da parte di Riccardo Garbarino.